questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video. Allora, io come al solito non faccio mai introduzioni, cioè la gente vede i miei video e dice: ma chi è questa? Come si chiama? Che minchia fa? Di che parla il suo canale? Quindi facciamo una cosa, cercherò di essere più professionale da oggi in poi e dire buongiorno, mi chiamo Doina. Se siete arrivati qua per la prima volta, quindi questa è la prima volta che vedete la mia faccia, mi dispiace tanto perché oggi non so proprio mettere il rossetto, quindi il mio rossetto è andato ovunque tranne che sulle labbra, ecco, perfetto. Quindi mi dispiace che le prime condizioni che vediate siano queste, però magari mettetemi da parte, ascoltatemi e basta, ecco. E il mio canale è iniziato parlando della mia avventura canadese, perché sono venuta in Canada quasi 5 anni fa, insomma 4 anni e qualche mese fa, per studiare, quindi io ho fatto la magistrale qua, poi sono rimasta qua e poi ho integrato nel mio canale da un anno e qualche mese il Zero Waste. Quindi se ti interessano uno di questi due argomenti, benvenuto, se no... mi dispiace. Quindi oggi, di cosa parleremo oggi? Oggi faremo un video sul Canada, perché è un sacco di tempo che mi sono concentrata molto sul Zero Waste, che ovviamente non è che adesso i video sul Zero Waste finiranno, però l'altro giorno avevo fatto un tweet riguardo a una cosa, cultural shock, che mi ha sconvolto la vita quando sono arrivata in Canada. Ovviamente cultural shock sono anche, cioè non sono cose per forza negative, sono delle cose che non ti aspetti perché tu sei abituato altrimenti. Quindi mi sono segnato alcune cose che mi ricordavo un po' dell'inizio, diciamo, di quando sono arrivata in Canada, e alcune cose mi hanno un po', non dico sconvolta così tanto, oh my god, traumi, semplicemente sono state cose anche positive. Quindi voglio parlare di queste cose. Ovviamente, per favore, siate gentili, perché non sono stati molto gentili sul tweet che avevo fatto io, perché voglio fare questo disclaimer del dire che solo perché voi siete abituati con certe cose, quindi avete una certa cultura, non significa che qualcuno che fa diversamente sia scemo in culo, cioè mi tocca di... perché io sono comunque una persona che vive con tre culture diverse e non potrei mai dire che la cultura canadese valga meno, che la cultura canadese sia stupida, eccetera. Ovviamente abbiamo tutte le nostre opinioni, ci sono cose che comunque mi sconvolgono tuttora in modo negativo, però allo stesso tempo so che fa parte della loro cultura, quindi non me la sento di dire loro non hanno ragione, io ho ragione, tutto qua. Quindi ci tengo a fare questo disclaimer, quindi se su certe cose non siete d'accordo, su alcune cose che dico, per favore, cioè... non offendiamo, perché questo canale è fatto di love, amore e tutto quanto, tranne qualche video. Ho fatto anche video contro cose canadesi, state tranquilli, la mia negatività è alle stelle alle volte. Però sì, diciamo che questo video è fatto per scherzare, per riderci su certe cose quando appunto ti trasferisci in un nuovo paese, perché credo che chiunque sia stato in un nuovo paese, che sia anche la Svizzera che è accanto all'Italia, sicuramente avrà incontrato dei cultural shock nella loro vita, quindi non è bello che ci sia questo judgmental attitude, insomma, del oh mio Dio. Ecco, quindi adesso inizierò con la prima cosa di cui ho parlato su Twitter, che appunto alcuni non l'hanno presa bene. Se mi seguite su Twitter forse avete capito di cosa sto parlando, però la prima cosa che mi ha sconvolto, diciamo, all'università è stato il fatto che si poteva mangiare in classe, si poteva mangiare e bere tranquillamente, nessuno, i professori non ti dicevano niente, anzi io avevo, all'inizio ero abituato molto con l'Italia, il liceo che mi ha traumatizzato la vita, che non potevamo manco bere a momenti, mangiare figurati, dovevamo aspettare l'intervallo perché tutti i professori non facevano che dirci: ce l'avete l'intervallo? Sì, l'intervallo dei 15 minuti, vabbè, ok, grazie mille. Quindi quando sono arrivata in Canada e ho assistito alla mia prima lezione, che era un martedì mattino oltretutto, alle 8 del mattino, questa è stata la mia prima lezione in Canada, ho visto tutti quanti con la loro colazione tipo sui tavoli. Questa era una lezione molto grande, io ho fatto tutti i miei corsi sono stati con una cosa come 6 persone nella stessa classe, mentre avevo un corso che era con gente di più anni, quindi erano sia quelli della magistrale, sia quelli del dottorato, sia quelli della triennale, perché diciamo che qua in Canada il sistema è un po' diverso, quindi ci sono dei corsi che magari tu devi recuperare a un certo punto per tot motivi. Quindi eravamo tanti, quella lezione era una di quelle, eravamo tantissimi, ho visto gente tipo bere il caffè, mangiare i loro biscottini, eccetera eccetera. Non stiamo parlando di un panino all'aglio o di pasta al pomodoro che schizzava ovunque, stiamo veramente parlando di cibi normali, ecco. Quindi quando ho visto che la gente mangiava, anche il tizio in prima fila mangiava, ho detto:
magari non è un problema. Infatti è stato così, i professori non hanno mai detto niente. L'importante era appunto che stavi in silenzio, mangiavi la tua cosa, senza dar fastidio agli altri, giustamente. Quindi questa è stata una cosa positiva, perché io avevo i traumi del che non potevo manco mangiarmi il mio cracker a momenti, quindi sono stata molto felice di questa cosa. Secondo me ci sono vari motivi per cui lasciano la gente mangiare. Uno, perché hanno un po' di cuore. Seconda cosa è perché le lezioni all'università in Canada durano 3 ore, quindi tu sei 3 ore con lo stesso insegnante e giustamente loro comunque ti danno una pausa e non sono bestie. Ti danno una pausa a metà lezione, ti danno una pausetta di 15-20 minuti, alle volte c'erano insegnanti che ci davano anche mezz'oretta, dipende un po' da prof a prof, c'erano anche quelli che ci davano solo 15 minuti, tight, del tipo che dopo 14 minuti e 55 dovevi già stare al tuo posto, ecco. Quindi secondo me anche per questo motivo ci lasciavano un po' mangiare. Secondo motivo, a parte la lunghezza delle ore, secondo motivo è anche il fatto che non sempre le lezioni erano messe in modo che corrispondessero col pranzo magari, quindi alle volte noi avevamo lezioni da mattina a sera, magari non avevamo neanche l'ora di pranzo in mezzo, quindi ti toccava un po' mangiare lezioni. Allo stesso tempo voi direte, sì vabbè, però se vuoi mangiare anche il prof poteva mangiare, ma chi gli dice niente? Cioè il prof poteva mangiarsi tutto quel che voleva, e infatti alle volte quando facevamo presentazioni, perché tante lezioni, qua in Canada giustamente io ho parlato già del metodo di studio, ma tante lezioni si basavano molto sulle presentazioni, sulle cose, su progetti eccetera eccetera, quindi alle volte quando la persona presentava, giustamente tu non facevi niente, non dovevi prendere appunti, dovevi solo ascoltare, quindi quello era il momento in cui approfittavamo per mangiare, ma anche il professore, cioè se il professore voleva mangiarsi un panino, nessuno diceva niente. Quindi questa è una cosa che io ho trovato, mi è stato un po' scioccante all'inizio, ma allo stesso tempo ho detto, che bello! Quindi alle volte, soprattutto alle lezioni delle 8 del mattino, era molto bello arrivare in classe e dire, anche se non ho fatto colazione, posso mangiare la colazione adesso. Perché comunque, bene o male, riuscivo a prendere i miei appunti, riuscivo ad ascoltare e cercavo di non mangiare, magari nel momento in cui c'era da rispondere le domande, ecco. Cercavo di trovare i momenti migliori. Non è mai capitato che qualcuno venisse interrogato con la bocca piena, ecco. Quindi questa è una cosa molto 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 positiva. Quando ho scritto questa cosa su Twitter tantissimi sono stati che ficata, altri mi hanno detto che da loro è normalissimo fare così, altri mi hanno detto che ci sono stati prof orribili nella loro vita che hanno incontrato un po' come me, che non li hanno mai lasciato fare questa cosa, e altri invece mi dicevano io lo trovo maleducato. Vabbè, ok, va bene, cioè per loro non è maleducato, quindi se lo lasciano fare significa che per loro va bene così, è tutto qua. Seconda cosa che mi ha sconvolto con la vita è il fatto che qua in Canada la gente non sa dell'esistenza dei fazzoletti a pacchettino. Allora, qua sto esagerando ovviamente. I fazzolettini nel pacchettino, quelli soliti a cui siamo noi abituati, e qua costano un fottio di soldi, ma un fottio per 6 pacchettini tu tipo spendi una cosa come boh, tipo 5 dollari. Cioè, una ladrata. Quindi io quando sono arrivata in Canada sono stata un po' sconvolta da questa cosa, ho detto ma la gente non si soffia mai il naso. Io adesso ovviamente, vi ho già parlato, uso i fazzolettini riutilizzabili, però in casa mia ho ancora queste scatole di Kleenex. Kleenex sarebbe il brand, in realtà è una di quelle parole che è iniziato a essere utilizzato nonostante questi non siano Kleenex, ma il Kleenex è la marca, ma vabbè, dettagli, chiamiamoli Kleenex. Tutti qua in Canada hanno questi ovunque in casa, ovunque. E la cosa che è stata scioccante per me è stato che ho visto questi cosi, la gente se li portava dietro. Cioè i miei compagni di classe arrivavano in classe quando erano raffreddati con 2 di questi e si soffiavano il naso ovunque. E quindi sì, andavano in giro con questi. Con questi andavano in giro. Cioè loro non ho mai visto una persona che usasse i fazzolettini, quelli piccolini. Ho visto tanta gente usare quello riutilizzabile, che è una cosa bellissima, però nel senso, come fai ad andare in giro con questa? Cioè, ma con questa vai in giro? Quindi sì, io vedevo al mattino, ho detto, ma quanta voglia hai di portarti questa cosa quando esistono i fazzolettini piccoli? Però poi, appunto, dopo ho capito che siccome questi, tipo io per esempio, quando li compravo, compravo tipo 12 scatole così, che hanno una cosa come 100 o 200 fazzolettini dentro, e li pagavo una cosa come 8 dollari per 12 scatole. 12 scatole ti durano un sacco proprio, quindi diciamo che ovvio che convengono di più rispetto a quei pacchettini di merda, ecco. E quindi e in Italia invece è il contrario, i pacchettini costano meno e questi invece costano tanto, quindi questo è. Infatti mia madre mi ha rubato tipo 3 scatole così per portarsene in Italia. Sì, quello è stato uno dei cultural shock che io sono stata più sconvolta all'inizio, ma poi informandomi e vedendo i prezzi ho capito anche il perché, solo che veramente quanta voglia hai di portarti dietro questo mega scatolone. Dietro, sì.
Scusate che mi tengo il telefono qua, però ogni tanto mi dimentico. Un'altra cosa è... Adesso non mi fa più ridere perché giustamente sono passata a zero waste e adesso mi capirete il perché. Però la prima volta che ho visto questa cosa ero tipo... Ma perché? Ma questa gente non ha una bottiglia, non ha una tazza, un qualcosa. Un giorno ho visto sull'autobus un tizio che aveva un barattolo tipo grande così. Questo stiamo parlando dei primissimi mesi che ero in Canada e non stiamo parlando di adesso. Adesso non mi sconvolgerei più. Aveva un barattolo tipo quasi grande così, pieno di caffè. E niente, lui era tranquillissimo sull'autobus che se lo stava bevendo tranquillamente. Un'altra volta, siccome era sempre lo stesso autobus che prendevo quel giorno, vedevo quasi sempre le stesse persone. L'altra volta l'ho visto con questo, ma pieno d'acqua. E quindi la mia domanda era sempre tipo, ma questa gente non ha una bottiglia? E questa cosa mi ha un po' sconvolta, perché ero tipo, ma perché la gente va in giro con barattoli? Adesso invece io sarei una di quelle che andrebbe tranquillamente in giro con un barattolo pieno di caffè, perché magari non sa dove è la sua tazza riutilizzabile. Quindi questa cosa mi fa ridere ricordarmela adesso, vedendo appunto anche il mio percorso zero waste, no? Però quando avevo visto questa roba mi sono un po' sconvolta, perché per me i barattoli erano quasi... cioè, i barattoli sono diventati un po' più aesthetic adesso col zero waste, anche cioè, c'è da dire anche questo, che i barattoli adesso sono diventati una cosa tipo, oh my god, barattoli. Mentre prima io avevo questa concezione di barattoli un po' poraci, tipo mia madre che si teneva ogni barattolo della marmellata, ero sempre, mamma, perché fai queste cose? Ecco, vedi, mia madre era più zero waste di me ancora prima. E quindi questa cosa mi ha fatto sempre ridere, mi ricordo tuttora di questa cosa che mi fa ridere, perché anch'io una volta sono andata in giro con il barattolo, con il caffè, perché diciamoci la verità, ok, questo è grande, però i barattolini piccoli, quelli normali, ti metti dentro il caffè, ci metti il tappo, perfetto, cioè è una tazza perfetta, cioè non so, però sì, quando avevo visto questa cosa mi è venuto molto da ridere ed ero tipo, ma perché la gente fa così? Ma perché siete così weird? Un'altra cosa è sempre riguardo all'università è il fatto che qua con gli insegnanti ci si dà del tu, anzi ci si chiama per nome. Questa cosa è stata molto difficile per me da accettare, perché io venivo, stiamo parlando, ma adesso gli italiani avranno un infarto, se c'è un professore italiano che mi guarda tipo tachicardia 1000. Però qua non si dà del lei, non si dà del lei nemmeno all'inizio quando conosci una persona. Io infatti all'inizio quando conoscevo chiunque fosse più grande di me, io davo del lei, anche i genitori di lui davo del lei, e fin da subito ti bloccano, ti dicono wow, non darmi del lei, ma come osi? Questo credo sia, è un fattore culturale giustamente, noi veniamo da una realtà in cui ci si deve dare del lei absolutely, cioè addirittura il tizio dei 16 anni mi deve dare del lei a me, ma addosso un santa, no. Non sono molto d'accordo con questa cosa, infatti io ho preferito molto questa cosa del, io capisco che il dare del lei è comunque un segno di rispetto e ci sta, ma non è che se dai del tuo a una persona significa che sei un irrispettoso de merda. Cioè questa è un po' la mentalità che abbiamo noi in Italia. Questa è la mia opinione, potete essere d'accordo, non potete non essere d'accordo. Ma soprattutto con il rapporto tra gli insegnanti, una cosa è dire, vabbè, conosci una persona che è sconosciuta, che all'inizio giustamente gli dai del lei e ci sta assolutamente, ma dopo un po', se hai un rapporto con questa persona, è bello che ci si possa dare del tu. Non lo so, io la vedo un po' così, ma anche su questa cosa tantissimi sono molto in disaccordo con me, perché l'avevo scritto anche su Twitter questa cosa. Va bene così, non importa, non dobbiamo tutti pensarla uguale, però io ho apprezzato tantissimo questa cosa, che il rapporto con gli insegnanti era molto chill, ci si dava del tu, ci si chiamava per nome, cioè mi è stato molto difficile, però vi dico, dopo tutti quegli anni in Italia in cui davo del lei pure al mio gatto a momenti, mi era molto difficile un insegnante mio universitario che, vabbè, chiamarlo per nome, ero tipo no, niente, mi hanno forzata, mi hanno detto smettila di darmi del lei, perché secondo me per loro il darle del lei è un po' come chiamarli vecchi e loro non amano questa cosa. Anche i miei colleghi più vecchi al lavoro, se io gli davo del lei, erano tipo ma come osi, ecco. Quindi questa cosa del dare del tu, diciamo che ha migliorato anche i rapporti con gli insegnanti, quindi tu ti sentivi meno, come dire, avevi quasi meno timore del tuo insegnante. Non dico che adesso, siccome ci si dà del tu, allora yo bro, che ficata, no, semplicemente ci si dà del tu, ci si chiama te per nome, ci si rispetta ugualmente, però è molto bello perché ci si sente un po' più vicini, vedi gli insegnanti da un'altra prospettiva, quindi non li vedi come, oh mio Dio, questi titani che mi vogliono bocciare, ma li vedi come più persone, non so come spiegarmi, cioè li vedi un po' più umani, ecco. Quindi questa cosa mi ha scioccata molto all'inizio, ma dopo ho apprezzato tantissimo. Io il rapporto con i miei insegnanti in Canada
Kiss Chef proprio, cioè non... bellissimo, bellissimo, e secondo me partiva proprio da sta roba del dare del tu, chiamarli per nome, non c'era questo timore di scrivere le email agli insegnanti, dire oh mio Dio adesso diranno che non sono stata formale abbastanza, no, io ovviamente scrivevo sempre comunque email formali e tutto quanto, e loro ok, from iPhone, però sì, quindi diciamo che il rapporto con l'insegnante è stato adorabile, qua in Canada ho adorato e secondo me anche l'esperienza della magistrale qua in Canada è stata positiva anche per questo motivo. Vi dico perché, vi dico che in Italia una nostra prof, lei odiava il salve, cioè se tu dicevi salve nell'email non ti rispondeva e con questo ho detto tutto. Quindi sì, questa è stata una cosa molto bella, un cultural shock molto pesante, devo dire, uno forse dei peggiori, però allo stesso tempo mi sono abituata a un certo punto, quindi adesso comunque do del lei a primo impatto, anche al lavoro adesso, sai, sapete, cioè, cerco di dare del lei, ma allo stesso tempo il mio capo, tipo, fin dal colloquio mi ha detto, no, ok, non sono così vecchia. Quindi secondo me è proprio una questione che si sente un vecchio se gli dai del lei. Un'altra cosa sono stati i trasporti. Allora, qua i mezzi di trasporto, allora, prima di tutto negli autobus tu entri sempre dalla porta davanti e passi sempre il tuo abbonamento. Quindi così diciamo che ci si rispetta sempre il pagare gli abbonamenti, ecco. Quindi tu quando se prendi l'autobus devi sempre fare la fila, quindi... Praticamente come funzionava? Alla fermata tu arrivavi e c'era già una fila, quindi se tu eri il primo che arrivava ti mettevi primo, se c'era un'altra persona che arrivava dopo di te si metteva dietro di te, quindi quando l'autobus apriva la porta principale nessuno si fiondava come delle bestie, cioè si faceva uno ad uno tranquillamente e tutti rispettavano la fila. Questa cosa è stata sconvolgente perché io ero abituata con l'Italia e sappiamo bene come funziona là, e quindi questa cosa mi ha un po' sconvolta, non per il fatto che dovessi entrare solo dalla porta come si dice, anteriore, non mi dava fastidio, se c'avevo sempre il biglietto, non è quello, ma il fatto che tutti rispettassero la fila, quindi alle volte, nelle ore di punta, tu vedi questa gente che ci sono tipo una cosa come 50 persone e stanno tutte in riga, manco fosse la lezione di educazione fisica, cioè una cosa meravigliosa, io sono sconvolta, io sono tuttora sconvolta, è una cosa che non mi abituerò mai a questa cosa, a questo rispetto delle file, quindi io spero solo che succederà così anche al concerto a cui devo andare, che la gente rispetta la fila così come gli autobus, sarebbe un sogno, sogno. Un'altra cosa connessa all'autobus è l'autista, quando tu entri dici sempre buongiorno, lui ti dice buongiorno, ci saluta, ci si passa l'abbonamento, o quando abitavo a Sherbrooke mostravo semplicemente la mia carta, perché a Sherbrooke non pagavo i mezzi, quindi mostravo semplicemente la mia carta da studente e giustamente quello bastava. E la cosa con gli autisti è che sono sempre una gentilezza pazzesca, cioè, a parte vabbè, io vi ho già parlato comunque dei canadesi che sono molto gentili, gentili insomma, solito stereotipo canadese, comunque sì, sono persone molto gentili, ma gli autisti sono delle persone adorabili. Io questa cosa non mi abituerò mai ancora, perché ogni volta che entro in autobus sono ciao, buongiorno, sono sempre felici, e io non so di che droga se fanno, però sono sempre gentili, sempre cordiali, se gli chiedi un'informazione sono sempre là che ti dicono, ti fanno, ti spiegano tutto quanto, cosa che in Italia se tu osi dire scusi signore dove devo scendere, dico oh, che palle, oh. E poi oltretutto anche la gente quando scende dall'autobus dicono sempre grazie, arrivederci, lo dicono l'autista, quindi trovo che questa cosa sia molto carina, perché giustamente i poveri autisti onestamente non è che facciano il lavoro più facile del mondo, perché se sempre a guidare, io sclererei male a guidare 8 ore al giorno, onestamente 8, 9, 10, quindi è molto carino che ci sia infatti questo rispetto sia dei passeggeri sia dell'autista verso i propri passeggeri. Appunto tu scendi, ci si dice ciao, grazie, ecco, tutto molto bello, quindi sì, questo, anche questo è stato uno dei cultural shock più scioccanti, perché anche là ho detto wow, l'educazione in questo paese è top, ecco. Allora, io avevo l'impressione che questo video sarebbe stato cortissimo, perché avevo una lista di 5 cose a caso, e niente, ho blatterato come al solito, quindi chiudo il video qua, però se vi piace questo tipo di video, penserò un attimo ad altre cose che mi hanno sconvolto la vita, ma magari anche altre cose tipo un po' più deep, tipo lingua, cibo,
posti, sì, ne avrei molti altri, sì, effettivamente ne avrei tanti altri, quindi magari farò una seconda parte se ve va. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!